mondo profano, diciamo, come usiamo noi dire, ha una visione storta della massoneria. Parliamo in codice, talmente in codice che a volte nemmeno tra noi ci capiamo un craxo. Inquadra? Sì, sì, vada, vada. Sono bello. Bellissimo. Una grande opera, macchina economica, che i massoni rifocillerà. Ma facciamo un passo indietro. Quello che vedete sono io davanti al computer. Ho appena scoperto che il Grande Oriente d'Italia, la più importante obbedienza massonica italiana, si ritroverà a Rimini per 3 giorni di congresso. Decido di andare, voglio vederli da vicino e capire chi sono questi fratelli. Sono arrivato, finalmente, di fronte al Palacongressi di Rimini per il convegno Oltre la crisi, la bussola dei valori. All'entrata c'è l'accredito per i maestri venerabili, mentre io mi accredito fra la stampa, anche se il cartellino con squadra e compasso mi lascia un po' perplesso. Inizio il mio giro dal mercatino massonico. Trovo soprammobili deliziosi, un crociato con cui faccio a gara di stupidità, la Borsa Gran Loggia 2012. Un po' di gente strana. Siamo qua per presentare il nostro prodotto, che sono delle cartelle a porta grembiule massonico. Porta grembiule, sì. Massonico, come funzionano? Praticamente qui hanno uno scompartimento segreto. Sì. E tanta gente stranissima. È la prima volta che voi siete qua? Sì. No, guarda. Ripartiamo, tanto la mia domanda non c'è. È la prima volta che siete qua? No, sono alcuni anni. Ma cos'è davvero la massoneria? La massoneria credo sia l'unico ente, istituzione rimasta pura. È bontà, trasparenza. È una scuola di vita. Una scuola di vita, addirittura. È una scuola di vita, sì. È una scuola di vita. Lo sottolineo questo. La massoneria è una grande palestra culturale. È una palestra culturale. Ci picchia. Noi voliamo dall'antico Egitto, voglio dire, alla ufologia. La nostra è una istituzione iniziatica dove c'è una iniziazione e noi siamo massoni. È la più grande istituzione che ci sia al mondo. Lei pensi soltanto a quella che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Che è un gruppo di massoni? È senz'altro propugnata dalla massoneria, la FAO. La FAO da chi è propugnata? È un organismo delle Nazioni Unite che... Ce l'ho propugnata da chi? Propugnata da chi? Provi a pensarci. Noi dalla massoneria? Sì. Prima eravamo all'oscuro, cioè che eravamo molto segreti, ora invece siamo visibile a tutti. Anche perché essere segreti oggi è vietato. Attualmente ci sono 33-34 simboli che sono espletati come spilli da giacca, cosiddetto volgarmente, ma sono simboli diversi uno dall'altro. Ma sono venduti a chiunque ne faccia richiesta oppure profani? No, sono venduti ai massoni. Sono venduti ai massoni, quindi queste cose sono massoniche. Anche perché sono alcune cose irriconoscibili, cioè non sono prettamente. Sono coperte da un'intelligenza che è un'intelligenza creativa, quindi non sono così eclatanti, sono forme che chi sa leggere le legge, chi non sa leggere non le legge, capito? La massoneria non chiede quale Dio tu ascolti e segui, chiede di credere in Dio e la vita dell'aria, perché noi siamo teisti, non siamo atei. Nel passato ci sono stati, lei sa, vari episodi. Io dico sempre, che posizione avete? Copio e sposo quello che mi ha insegnato il nostro attuale Gran Maestro. La P2 sta alla massoneria come le Brigate Rosse stanno al Partito Comunista. Non si può dire che perché ci sia stato un piduista tutti i massoni siano piduisti o tutti i comunisti siano brigatisti. Sarebbe riduttivo dire una cosa del genere. Se uno volesse fare l'ignorante, direbbe che ce n'è stato più di uno all'interno, certo, della P2 di massoni, mentre io non ricordo brigatisti che facessero parte del Partito Comunista. Ne ricordo però di alcuni morti. Certo, però lei non può. Certamente non erano di destra i brigatisti. Allora, non facevano parte del Partito Comunista, neanche uno. Non ricordo se fossero iscritti o meno. La gente ha bisogno di demonizzare il nemico e allora non sa più cosa inventare per dire quello che... Cioè, un po' come pensare che la Chiesa è piena di omosessuali e pedofili. Ci può essere anche la pecora nera, come in tutte le compagini umane. L'omosessuale
però non è una pecora nera. No, no, nella chiesa a volte qualcuno dice sono tutti omosessuali oppure sono tutti pedofili, non è vero. Sì, ma la tutti chiesa... omosessuali potrebbe anche essere, come dire a tutti gli piace la pasta asciutta. Certo. Alessandro, un saluto. La prima cosa che noto è che non ci sono donne, sono tutti uomini, e un motivo c'è. Le donne non sono ammesse nella massoneria. Io non vado a cucire a macchina e non mi sento defraudato perché non cucio a macchina, insomma. È una tradizione, la nostra tradizione è maschilista, volete dire che è maschilista? Diciamo che è maschilista, ma è un maschilismo tra virgolette, non è di quello becero. È anche la ragione per cui, per esempio, all'apertura dei lavori in tutte le logge del mondo non si parla né di politica né di religione, perché serve di più ad affratellare le persone. Cioè non parlare di politica, non parlare di religione e non avere donne. No. Perché possono... Cioè serve ad affratellarsi di più. Sì. Ci sono corpi paramassonici anche nel Grande Oriente d'Italia, che sono le stelle d'Oriente, che vengono dai corpi americani dell'Order of the Eastern Star, l'ordine delle stelle d'Oriente, dove ci sono uomini e donne che lavorano insieme, e le donne sono comunque mogli o figli o comunque in parentela. Devono essere sì, mogli o figli o quindi... nipoti di un massone per entrare. Cioè lei ha potuto far parte perché c'ero io in massoneria, se no non si può entrare neanche. Cioè garantisco io per lei, oppure non solo la moglie, una sorella, una nipota. Cosa vi ha spinto qui? Ci hanno spinto i compagni. I mariti, i compagni. I compagni in che senso? Sono marito, di... io marito. Ah, pensavo fossero di Vendola, per questo un compagno. No, niente. Il nostro scopo principale è quello di occuparci di beneficenza. Mia moglie condivide la mia appartenenza e non si sognerebbe mai di impugnare una spada per venire qui. Già fa la sua parte di sorella e lo fa molto bene a casa con me e con gli amici. Come mai queste tre signorine con cui parlavate non potrebbero mai entrare in una loggia? Come mai? No comment. Non rilascio l'intervista perché si può, abbiamo un segreto. Auguri e tante cose a tutti. E figli maschi e anche femmine però. Sì, sì, sembra che siano cittadini. Cittadini del mondo. Ecco. In questo meeting nessuna donna, tanti vecchi e pochissimi giovani. Perché un giovane oggi si dovrebbe avvicinare alla massoneria? Che cos'ha la massoneria che può dare oggi a un giovane? La massoneria può dare dei valori a un giovane, la massoneria è una fede innanzitutto. Ma finalmente individuo un giovane massone. 23 anni. Mi riempie di complimenti. Sei favoloso, mi ha piaciuto. E mi introduce nei segreti della massoneria. Io non so se tu sei fratello, io lo scopro, lo capisco, c'è da molte cose, dai gesti, dagli sguardi, bisogna viverla dall'interno. Cioè dai gesti e dagli sguardi si capisce molto. Molto. Si può capire tutto. Che gesti fa? Caro mio, vuoi sapere troppo. Fammi uno sguardo massone. Ma com'è che si diventa in questo modo? Si può iniziare da piccoli, con il Demolè. Il Demolè è un ordine giovanile dai 12 ai 21 anni per insegnarli a diventare leader. Hanno sette virtù in particolare, sono l'amore filiale, il rispetto per gli esseri viventi, la cortesia, l'amicizia, la lealtà, la rettitudine e quello che noi ci siamo sempre dimenticati, il patriottismo. Mi ha convinto, mio figlio lo porterò nel Demolè. Grazie. Ho solo un dubbio che riguarda il costo. Quanto costa? C'è il mantello che costa 70 euro, quindi c'è il mantello perché loro hanno una divisa, un mantello nero bordato di rosso con lo stemma della corona del Demolè, quindi questo è il costo. E hanno ma il mantello funziona? Cioè si vola? A una certa ora durante la giornata spuntano grembiuli di tutti i tipi. Qua è un grembiule da questore, sorvegliare chiaramente, far sì che tutto quanto si svolga secondo le norme che ci vengono dettate dal Grande Oriente. Il grado di appartenenza, che perciò sarebbe... È il grado che sei all'interno della loggia. E che grado sarebbe? Se questo dire? Maestro. Maestro? Sì. Che sto parlando con un maestro. Stai parlando, siamo tutti maestri qua. Anche all'entrata c'è scritto maestri, i vari, dai finisce che sono brutto. Noi siamo più importanti, siamo anche discretamente di bella presenza. Voi siete più importanti di quelli verdi o meno? No, quelli verdi sono più importanti. Quelli verdi sono più importanti. Quelli verdi sono più importanti. Quelli verdi sono canna sciaccata. È difficile legarselo da solo. Maestro, come si sta col grembiule? Bene.
Intervistare il Gran Maestro Venerabile Raffi è stato un po' difficile. A lui interessava la RAI, ma mentre la RAI si preparava, una domanda ho provato a fargliela anch'io. Senta, io intanto approfitto. Se lei dovesse esemplificare i valori della massoneria, perché oggi un giovane dovrebbe tentare di entrare in una loggia? Però non si fa il guardo. No. Dopo un primo cambio di inquadratura e un secondo cambio di inquadratura, perché il maestro deve venire bene, e una volta terminata l'intervista RAI, in cui la domanda più cattiva è stata «Ci parli del suo ultimo libro?», io riprovo con la mia domanda. Posso sì, però non faccio quelle cose che fanno io. Pensavo di poter interrompere, non ho fatto domande. No, mi dica i valori, Saverio, i valori che la massoneria tenta di portare. Perché un giovane fuori, oggi? Fuori, ma perché? Non ho fatto nemmeno una domanda. Allora, non ti inserisci quando c'è la RAI. Non ti fai. È un fatto deontologico, professionale. Purtroppo non mi risponde, ma ho il piacere di assistere in diretta a un vero e triplice bacio massonico. Finalmente all'interno del tempio, fra un triangolo e un occhio, quello che sta tentando di fare la massoneria mi diventa chiaro nella locuzione dello stesso Raffi: presentarsi pubblicamente ripulita per gestire il destino dell'Italia. Noi ci siamo. Il Grande Oriente offre uno spazio di dialogo e di confronto per dare un'anima all'Italia, per costruire un futuro solidale oltre i racconti e le ricette del momento, per trasformare le contingenze in destino. Non dobbiamo avere paura di cambiare la storia. E per concludere, un richiamo tutto rivolto alle lotte di potere interne. Chi pensa ai medagli, agli onori e alle lotte per il potere è fuori del tempio e nulla ha capito della grande avventura di libertà e sapienza della massoneria. Nulla ha capito. La gente applaude. Io di nuovo a casa e, per quel che vale, invece fischio.